Salve a tutti ragazzi e amici del mare. Oggi pescherò da questo porticciolo. Fuori c'è un mare davvero grosso. Forse si poteva provare a surf da qualche spiaggia, ma per comodità ho scelto questo spot anche per vicinanza alla casa. A Rocca era praticamente impossibile pescare. Ci proverò da questo spot con gambero, con esca a fondo. In questi giorni in Sicilia c'è stata un'alta pressione fantastica, cieli sereni, poi da 2 giorni circa ci sono state praticamente delle tempeste di sabbia, sabbia che veniva dal Sahara, vento molto forte e ancora il mare oggi è agitato, molto molto mosso veramente. Dai, incrociamo le dita, vediamo cosa succede oggi. A dopo, dai. Qualche gambero lo regaliamo al nostro amico. Nell'attesa che si pieghi la canna. Ragazzi, c'è un pesce bellissimo, un marvizzo, e chi l'aveva visto? Un marvizzo forse, un bellissimo marvizzo, io ho visto a guardinarlo. Un bellissimo marvizzo che ha ingoiato e sicuramente non opponeva tanta resistenza per questo motivo. Bellissimo, un marvizzo ragazzi, spettacolare. Peccato per quella tirata, bellissimo marvizzo ragazzi, che spettacolo. Guardate che meraviglia, mamma mia che pesce. Ragazzi, è arrivato un bellissimo marvizzo, ma davvero bello, guardate che bello, spettacolo di pesce, guardate che meraviglia, guardate che pesce bellissimo. Questo è un pesce da brodo fantastico, ne ho presi in passato, avete sicuramente visto dai miei video. Questo ce lo teniamo, è davvero di bella pezzatura. Peccato per quella stirata davvero forte e laterale che ho avuto un'oretta fa, ma non si è allamato niente. Questo è un bellissimo pesce e ce lo teniamo, guardate che meraviglia. Dopo tante tocche, finalmente un bel pesce è arrivato. Questo è un pesce che vive spesso in mezzo alla Posidonia. Ho lanciato proprio lì, in una zona di misto, ed è uscito questa meraviglia. Come dicevo, questo ce lo teniamo, è un ottimo pesce da brodo, si può fare anche sfilettato e marinato, buonissimo. Il pesce non ha opposto tanta resistenza perché probabilmente aveva ingoiato e si faceva male nel tirare. Ho tirato laggiù in una zona di misto, probabilmente c'è molta Posidonia là sotto e si sa, questi pesci comunque bazzicano in mezzo alla Posidonia. Adesso ho ancora qualche altro gambero, vediamo se riesco a tirare fuori magari qualche altra cosa. Una bella traccia,
Una bella tracina, ragazzi. Oggi faceva pure una. Questa però non è grandissima. Non è grandissima, quindi la ributtiamo in acqua. Allora, la salamiamo in qualche modo. Perché l'amo ha puntato. L'amo ha puntato appena sull'albero. Non si è vista sulla mano. Questa è buonissima al sugo. Ecco, se salamante, ragazzi. La buttiamo in acqua dandogli qualche calcetto piano piano. Guardate che colore rimaneva io, sì, che ha dei riflessi pure azzurri. Vediamo qualche calcetto, perché se no, se ci punge ci fa davvero male. Questa non è grandissima, la rilasciamo. Amici del mare, la mia pescata finisce qui. È uscito questo bellissimo marvizzo. E ci accontentiamo di questo bellissimo regalo che ci ha fatto il mare oggi. Ho avuto delle belle tirate sulla canna, tra cui una davvero strepitosa. Ha tirato da sinistra verso destra e ha fatto cadere la canna dalla borsa friga. Non che ci voglia molto, era, diciamo, in equilibrio precario, però vi assicuro che la tirata è stata davvero bella. È uscito pure una tracina, una murena che si è slamata mentre stavo uscendo proprio dall'acqua, di peso, ma comunque l'avrei rilasciata, non era grandissima. E niente, accontentiamoci di questo bellissimo pesce a brodo. Un abbraccio a tutti e alla prossima.